Ciao a tutti, sono Marco D'Amore, sto leggendo La vita davanti a sé di Romain Gary per Emons Audiolibri e vi consiglio l'ascolto. Dovevo avere 3 anni quando ho visto Madame Rosà per la prima volta. Prima non si ha memoria e si vive nell'ignoranza. La mia ignoranza è finita verso i 3 o i 4 anni e certe volte ne sento la mancanza. Dato Gomorra, tu è innegabile, sei un mito anche per i ragazzi più giovani. Che cosa ne pensi dello strumento dell'audiolibro per i ragazzi, appunto, visto che, come sappiamo, ahimè, ai noi, la lettura non è esattamente oggi la loro prima passione in generale, poi. Io mi sono scontrato tante volte anche con amici, colleghi, lettori che ad esempio difendono a spada tratta la carta. Io sono un amante della carta, ho una libreria di libri ammassati ovunque, però penso che prima della carta l'importante sia leggere in qualsiasi modo. Leggere dal computer, dal tablet, ascoltare un libro letto, l'importante è quello, ognuno trova la sua modalità. Penso che quella dell'audiolibro sia, oltre che una lettura, proprio un'esperienza umana, perché oltre al filtro, del tuo modo di leggere ti viene passato un altro modo. Quindi c'è un incontro-scontro tra tu che leggi e in contemporanea un altro che legge per te. Può essere veramente un'esperienza nuova ed interessante. Secondo me può attecchire soprattutto sui più giovani. Sei così un lettore feroce, appassionato, che avevi questa idea nel passato di aprire una libreria a Caserta con tuo fratello. E l'incontro con Garin, no? Con un romanzo che è stato definito addirittura toccato dalla grazia e capace di sconvolgere l'equilibrio affettivo del lettore. Com'è stato? Ha sconvolto anche te? Mi ha sconvolto perché c'è una vertigine strana in questo racconto, perché è come se la voce di un uomo, ormai arrivato anche a una certa fase della vita, venisse parlata da un bambino. E c'è una convivenza continua in tutto il romanzo tra questi due esseri, che sono quasi come le due facce, le due anime di uno stesso individuo. Quindi rispetto come dire, alla lettura c'è questo continuo conflitto tra l'essere maturo che tenta di razionalizzare quello che è accaduto e l'esplosione del bambino che esce di continuo. In questo senso è una grande scuola sia da attore che un grande regalo come lettore. È la voce appunto di un ragazzino, come l'hai trovata, no? Come c'è, cioè, qualcosa di. Come sei riuscito? Non lo so se ci sono riuscito, questo lo lascerò decidere a chi ascolterà. Mi sento molto vicino a questo bambino, mi ci sono sentito vicino, me lo sono immaginato e senza troppi artifici, senza mascheramenti della voce, ma è più uno stato d'animo, quello di provare a ritornare bambini e a ripercorrere questa vita con quello sguardo lì, che è poi quello che fa l'autore. Stando però in continuo conflitto con questa presenza matura Che che comunque si sente, è uno stato d'animo, speriamo che arrivi, io l'ho sentito molto forte.